Gino. Hey. Tell me stop wherever you want. Stop. Okay. One. And another one. Take hey. Hey. Cosa abbiamo pigliato? Abbiamo preso un asso di quadri. Buono, ci sta. Un asso di quadri va benissimo. E un asso di cuori. Cuori, ottimo. Bello. Due belle carte che lasciamo qua sul tavolo. Ora. Please, tell me. Stavolta seriamente, stop quanto vuoi. Vai. Stop. Qua? Sì. Abbiamo preso un 3 di cuori. Sì. Ok, ricordiamoci il 3 di cuori. Lasciamolo qua per il momento. Ora divideremo questo mazzetto in due metà. Quindi prenderemo la prima metà, che taglieremo pure. Lo metteremo okay. Così. E una seconda metà che però metteremo il sandwich con la carta scelta, così, ok? Sì. E tagliamo. Papà, me la voglio sparare. Voilà. Uè. Quindi, cerchiamo di intercalare i mazzetti in modo che, molto semplicemente, nella separazione di ambedue i mazzetti, avviene questo. Che da una parte abbiamo solo la carta scelta e dall'altra solo i due assi. Spiegation. Allora, due assi, o li troviamo in mezzo casualmente, o li avevamo preparati sopra, li produciamo come meglio possiamo, l'importante è due assi. Primo step, prendiamo i due assi, break alla prima carta, carichiamo sopra e portiamo la carta caricata in mezzo ai due assi. Giriamo, stiamo così, ok, e separiamo le prime due. Per il pubblico abbiamo messo due assi, invece in realtà abbiamo messo un asso con la carta caricata. L'altro asso lo abbiamo in cima al mazzo. Ci facciamo dare uno stop. Stop. Anzi no, qua bisogna fare assolutamente questo. Stop, dimmi. Stop. Cosa ho fatto? Lo dico subito, ho fatto un swing cut, ho mantenuto il break all'asso. Quindi invito lo spettatore allo stop. Stop. E quando poso, faccio una doppia. In modo che lo spettatore vede la carta scelta 6 di fiori. Giro, la poso vicino a quelle che dovrebbero essere due assi. In realtà qua ricordiamo abbiamo un asso e una carta normale. E qua abbiamo adesso il secondo asso, che per lo spettatore è il 6 di fiori che in realtà è rimasto sul mazzo. Ora, prendiamo un break alla prima carta. Giriamo sopra questa mezza porzione di mazzo, faccia in alto, tagliamo il break, con un dito facciamo un swing cut e chiudiamo. Abbiamo già messo al centro la carta selezionata dallo spettatore. Giriamo faccia in alto e lasciamo quest'altro sul tavolo. Prendiamo quello che per gli spettatori sono due assi. Diciamo di mettere in mezzo la carta selezionata, in realtà stiamo mettendo l'altro asso, e posiamo tutto. Posando avviene questo, che le uniche due carte che si troveranno poi faccia in alto sono i due assi. Posiamo tutto, tagliamo e ancora una volta mettiamo così i mazzetti. Diciamo di voler effettuare un miscuglio, ma in realtà passiamo solo semplicemente i mazzetti uno dentro l'altro. Così, li tiriamo fuori e stendiamo. Stendendo dimostriamo come da una parte abbiamo solo i due assi e dall'altra solo la carta scelta dallo spettatore. Ciao, alla prossima!